Agricoltori piemontesi, domenica si vota per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali. Qual è questa nuova realtà? Noi diciamo che la nuova realtà è l'istituto regionale, è la regione e per noi specificamente è la regione Piemonte. Sembra un predestinato l'Aldo Viglione che si rivolge ai piemontesi per la competizione amministrativa del 15 giugno 1975, il rinnovo della seconda legislatura regionale. Lui fa una campagna elettorale molto presente, lui è presente ovunque, la sua caratteristica comunque era questa, lui percorre tutti i paesi della provincia di Cuneo, tutti i comuni della provincia di Cuneo. Nel paese si respira un clima di aperto cambiamento, spira un vento di sinistra. La Democrazia Cristiana è peraltro reduce da un clamoroso rovescio. L'anno prima la Balena Bianca si è arenata sugli scogli referendari, sconfitta sul divorzio. Tra il 1974 e il 75, sballottata da uno scandalo all'altro, la DC sembra quasi rassegnata ad un'altra severa bocciatura. E in Piemonte i motivi sono più di uno. Che cosa proponiamo noi all'elettorato piemontese? Non certamente soltanto un voto, ma di legarci, di procedere insieme per realizzare compiutamente le autonomie nella regione Piemonte e in tutte le altre regioni del nostro paese. All'apertura delle urne i sondaggi della vigilia sono rispettati. Nei principali centri del paese il voto popolare mette in minoranza la DC. Non si salva neppure la città eterna, Roma. Da Torino a Napoli si apre l'era delle giunte rosse. L'avanzata di PC e PSI è travolgente anche a livello regionale. Oltre alle cosiddette roccaforti rosse del centro Italia, i due partiti modificano radicalmente la geografia politica del paese. Il Piemonte rientra in questa sfera d'influenza. I due partiti di sinistra però dispongono di 30 voti, la metà esatta dei consiglieri, sufficienti ad eleggere un presidente, ma non a governare. Ma su Viglione la convergenza è assoluta, non senza motivo. Lui ha partecipato poi nel finale della prima legislatura anche alla giunta di allora, che era una giunta di centrodestra, ma ha tenuto sempre un rapporto molto aperto con noi comunisti e non era da poco perché in quel periodo c'era un certo ostracismo e anche una chiusura. Si inizia così una sottile manovra di tessitura politica per conquistare alla sinistra quel voto decisivo che le manca. L'architetto in capo dell'azione di reclutamento si chiama Adalberto Minucci, segretario regionale del PC, vicino al leader Enrico Berlinguer. Il suo progetto va in porto. Uno dei due liberali eletti, Carlo Felice Rossotto, è il consigliere che assicura la maggioranza relativa alla sinistra. Per onestà nei confronti di Rossotto, va ricordato che non esisteva altra maggioranza che quella di centro-sinistra. Rossotto l'ha resa funzionale, ma nei numeri non c'era altra maggioranza. Ora il predestinato, Aldo Viglione, classe 1923, nato a Morozzo, in provincia di Cuneo, di professione avvocato, ex partigiano, è presidente a pieno titolo della giunta regionale. Ma Viglione arriva al momento giusto. Viglione è già stato presidente del Consiglio regionale, quindi ha un'autorevolezza istituzionale, è un socialista autonomista. È un partigiano, è un antifascista, ha una formazione culturale, giuridica, soprattutto crede fortemente nel regionalismo e quindi è l'uomo giusto nel momento giusto per diventare presidente della giunta. Viglione poi non era l'ultimo del Partito Socialista, era uno dei fondatori del Partito Socialista. Viglione arrivava dalla cosiddetta lista del Gallo in provincia di Cuneo. Viglione era in qualche modo predestinato ad essere il primo presidente della giunta di sinistra della regione Piemonte perché rappresentava, direi fisicamente anche, il nuovo corso del Partito Socialista. Inoltre, Viglione
non era un uomo di partito nel senso che avesse incarichi importanti, un dirigente. E questo lo ha agevolato perché in quel momento non è che ci fosse come oggi l'identificazione tra il leader di partito e il leader delle istituzioni. Anzi, nelle istituzioni andavano personaggi che politicamente non fossero ai vertici del partito. La gioia è un lusso che né Viglione né quanti lo sostengono si possono permettere. I problemi incalzano, le richieste sempre più pressanti dei cittadini anche. C'è fame di case, di servizi sociosanitari, di riordino ambientale, di riequilibrio tra le diverse anime e aree del Piemonte. Raffaele Costa, influente deputato del Monregalese, verga sul suo mensile un sarcastico vaticinio alla Giunta Viglione. Non durerà più di 100 giorni. Dopo le prime fasi iniziali, come capita sempre in qualsiasi organismo, il periodo di rodaggio e della comprensione, vi è stata una grande unità. La realtà è drammatica. La recessione economica è ben diversa da quella vissuta a metà degli anni 60. La crisi non è soltanto nei numeri della chiusura di aziende. Nelle fabbriche sta per calare l'ombra della ristrutturazione produttiva. Per la classe operaia significa la falcidia di migliaia di posti di lavoro e milioni di ore di cassa integrazione. Aldo Viglione, con coraggio, sposa l'idea della programmazione, un modo inedito, fuori dagli schemi, di governare la regione. Aldo Viglione è una persona con grandi capacità di comunicazione e superficialmente si potrebbe dire non disponibile a una politica di programmazione. Dare vita a una serie di attività e di strutture di grande rilevanza che avrebbero reso più interessanti ed economici gli insediamenti della nostra regione, ecco, questa era la grande idea del piano di programmazione regionale al quale poi si affiancavano le varie politiche di programmazione territoriale. Il Viglione che accetta la scommessa sa di avere una squadra autentica, formata da uomini abili, di grande esperienza, leali, che antepongono il bene pubblico alle proprie ambizioni. Aldo Viglione si trovò in una circostanza particolare, avere una grande squadra, cioè avere degli assessori straordinari che seppero dare un'impronta forte e anche sostanziare le sue disponibilità. Quindi ha scelto, ha promosso la scelta anche da parte sua, evidentemente non in maniera assoluta, ma colloquiando con il Partito Comunista, ha teso a ragionare sulla natura e sulla professionalità e capacità che lui riteneva avessero alcuni comunisti. Anche allora il dosaggio delle correnti contava, le scelte degli uomini nell'amministrazione erano fatte tenendo conto dei rapporti di forza delle correnti. Erano anche il PC naturalmente strutturato, organizzato bene, il PSI meno, però erano forti e perseguivano un obiettivo di risultato, di successo in quello che facevano. Per cui l'amministrazione non era soltanto un modo per gestire il potere, era un modo per realizzare dei risultati e quindi gli uomini che apparivano più idonei a ottenere quei risultati venivano inseriti nell'amministrazione. Nasce così in regione un pensatoio ineguagliabile che reggerà con un solo voto l'intera legislatura. Tuttavia sta in piedi 5 anni, mentre cadono 2 volte i governi nazionali. Ci sono elezioni anticipate per 2 volte e le regioni del sud, Campania, Sicilia, Lucania, eccetera, ci sono crisi ripetute. Le uniche regioni che hanno una stabilità politica sono il Piemonte, l'Emilia, la Toscana e l'Umbria, cioè le regioni governate dalle sinistre. Una maggioranza di sinistra che quindi si era resa conto di non avere i numeri ha avuto la capacità, attraverso il presidente Viglione, insieme di condurre avanti scelte coraggiose, quali la legge urbanistica con l'assessore Astengo, quali quelle di radicare fortemente la regione nel territorio e nel contesto della città, per esempio facendo una politica di acquisizione immobiliare, tra cui questo palazzo in cui siamo, per rendere visibile e palpabile ai cittadini l'esistenza di questo nuovo ente. Lui ha avuto delle scelte molto oculate degli assessori, che sapeva occuparsi dei trasporti,
ma non in chiave soltanto di sviluppo automobilistico, ma in chiave di recupero della rete ferroviaria che era andata decadendo, quella minore nella nostra regione. In questo senso chiamò a fare l'assessore all'urbanistica il professor Astengo, che era allora un'autorità, insomma, era socialista e aveva capito che il territorio lo si governa non solo per iniziative singole comunali, ma che richiede una politica di visione generale. E in quel senso lì mi ha chiamato a fare l'assessore alla pianificazione territoriale. Come il migliore degli allenatori, Viglione di suo ci mette il proprio punto di forza, l'arma del coinvolgimento. Mai al ribasso, capace di compromesso, ma soprattutto è un politico capace di coinvolgere. Io direi che è anche un uomo che è capace di coinvolgere, perché poi qualunque sindaco, cittadino, politico stesso che si sente coinvolto da Viglione si sente parte di un processo decisionale, e questa è stata una sua grandissima qualità di amministratore. Una qualità di Viglione era la curiosità. Viglione era un uomo curioso, non pettegolo, ecco, ma un uomo molto curioso, e quindi era sempre quello che ti faceva domande, che voleva sapere, che si fermava dalla massaia al pensionato, ai giovani. Viglione ha un'innata allegria, sa sdrammatizzare le situazioni paludose con la battuta brillante e nell'agone politico ricerca sempre la reciproca stima. Non è che quando si ricorda una persona, ahimè purtroppo scomparsa immaturamente da tanti anni, si debba per forza di cose essere dei buonisti. I contrasti con Viglione ci sono stati e sono sempre stati chiari, aperti alla luce del sole, ma era anche noto che il rapporto con Viglione trovava poi dei momenti di grande cordialità, e i rapporti umani credo servano anche in politica. Aveva la capacità di ricondurre il confronto politico in termini di rispetto ed umanità. Io ricordo che alla fine di un dibattito molto duro, in cui c'era stata da parte mia una contestazione ferma nei confronti dell'intervento di Viglione, alla fine del mio intervento mi sono visto recapitare un libro con cui il presidente Viglione mi scriveva: al consigliere Marchini, avversario duro, capace ma leale. Se l'opposizione democristiana è costruttiva, parte del merito è anche di Viglione, figlio di una politica certamente meno astiosa sul piano personale rispetto ai modelli attuali. Con Viglione io ho girato, perché eravamo eletti nello stesso collegio elettorale, cioè la provincia di Cuneo, io ho girato per anni, direi in quasi tutte le manifestazioni, la provincia, però la gente sapeva che lui era maggioranza ed io ero opposizione, e che operavamo però entrambi perché la provincia di Cuneo crescesse. La gente aveva la sensazione che non c'era certamente un inciuccio, come si può dire con una parola che non mi piace molto, ma che rende l'idea. Ecco. Se c'era un decisionista era Viglione, ecco, non era uno che però rispettava i passaggi della democrazia, aveva un grande senso di rispetto verso l'opposizione, anzi aveva anche dei rapporti sul piano umano. E poi i passaggi che la democrazia impone. Lui non era uno che tagliava corto, che pensi mi, ecco, a latino Scotti. Il ruolo di Viglione è molto importante, perché aiuta, diciamo così, la componente riformista complessiva della maggioranza piemontese, composta non solo da noi, non solo da Viglione, ma da tutte anche le altre parti cattoliche. E qui bisogna citare il nome di Bianchi, che è una figura limpida, non solo medaglia d'argento della Resistenza, di cui non si dimenticherà mai in tutte le cose che noi facciamo, ma poi sempre in grado di capire là dove l'opposizione deve tenere duro per marcare una differenza e là dove deve ricercare la convergenza.
l'8 settembre, con tutti a casa, con quel fenomeno impressionante, chi non l'ha vissuto non riesce a ricostruirlo, di un intero esercito, un intero paese che smobilita lo Stato. E bisognava ridare una identità al nostro paese, una sua immagine, ricostruire una continuità storica che il fascismo aveva interrotto, portando l'Italia, secondo noi, fuori dal suo filone culturale, morale e storico. L'antifascismo e la resistenza sono il binomio su cui si annoda la dimensione politica di Aldo Viglione. Partecipava molto volentieri alle cerimonie, diciamo, partigiane, resistenziali, in particolare quelle del suo gruppo. Il suo gruppo erano i cosiddetti autonomi rinnovamento, quindi non quelli di Mauri, che venivano ritenuti ai vertici monarchici, questi vertici erano repubblicani. Perché erano repubblicani? Perché il commissario politico di questa formazione era un mazziniano, un torinese che si chiamava Giocondo Dino Giacosa, condannato al confino che aveva scontato a Ventotene e poi arrivato a Cuneo perché l'unico che l'aveva accettato nel proprio ufficio, lui era un avvocato, era Duccio Galimberti. Di quell'esperienza resistenziale il partigiano Aldino parlerà sempre con grande misura, consapevole di aver combattuto nella Granda, terra di autentici giganti nella memoria collettiva. Il martire Duccio Galimberti, i comandanti Faustino Dalmazzo, Livio Bianco, detto Dalmastro, Leo Scamozzi. Ma per Viglione la resistenza sarà soprattutto un lungo ponte su cui camminare nella vita. Non si limita a vivificarla con i ricordi, ma cerca di trasmetterne in concreto i valori alle nuove generazioni. Poi Viglione per noi è stato preziosissimo, essendo così attento ai nostri temi, perché quando è diventato presidente della giunta regionale, nel 81 è stato, diciamo, l'artefice della seconda legge regionale che si occupa ancora oggi degli istituti storici della Resistenza. La legge regionale è esattamente quella del 22 aprile 1980, numero 28, è la legge che finanzia i 6 istituti storici della Resistenza piemontese e l'Archivio Nazionale Cinematografico. Dalla Resistenza poi Viglione esce con una passione inossidabile, la montagna e i suoi abitanti. Ha vissuto e ha conosciuto questi posti, li conosceva comunque bene perché lui è originario di un piccolo paese della provincia, ma di pianura. Lui con la lotta partigiana credo che si avvicini molto alla realtà della montagna piemontese e della montagna cuneese in particolare. La Valpesio è la sua montagna d'elezione. Lì si sente come a casa sua, una sorta di buon ritiro, dove scopre il piacere dell'essere consigliere comunale di minoranza, come amano ricordare i suoi antichi compagni del PSI di Chiusapesio. Sedere fra i tavoli di Montecitorio al Senato non l'ha mai voluto fare, perché lui era legato al suo Piemonte, il suo Piemonte era la sua espressione. E quante volte, va bene, quando ci trovavamo alla sera con gli amici e parlavamo, e questo avveniva sovente, pensi che quasi tutte le settimane ci vedevamo per lunghi anni, e lui diceva è meglio essere il principe del Piemonte e portare nella propria terra un pensiero, d'accordo, e guardare nel futuro, che andare a Roma a fare a un certo punto anticamera. Ma la Valpesio, su cui ci si sofferma per ricordare l'uomo Viglione, è anche il topos per leggerne l'arguzia, l'ironia, l'istinto del politico di razza che sa rovesciare a suo vantaggio situazioni surreali da consegnare all'aneddotica. Lui si occupava di pesca perché aveva una responsabilità nel settore di buoni pesca in un torrente Pesio, e questi buoni pesca venivano distribuiti con una certa parsimonia. Io ero preoccupato perché questi buoni pesca, secondo me, servivano a portare voti alla sinistra. Allora feci uno scherzo, riuscii a stampare dei finti buoni pesca che distribuì nella zona, convinto che questo fosse preso per uno scherzo e riuscissi a dileggiare Viglione. Ma che cosa succedette? Che Viglione, dopo aver visto i primi, li autorizzò a pescare con i buoni pesca falsi,
per cui alla fine fui sconfitto, insomma. Ultimo, ma non meno importante, la Valpesio è l'embrione di un mondo a tinte verdi che il futuro presidente del Piemonte da tempo accarezza. Il Parco Naturale Alta Valle Pesio è nato 30 anni fa, quindi il trentennale proprio quest'anno del parco, e del Pesio e della Valle Tanaro. E io penso che lui da subito ha capito il grande valore di queste terre, però a differenza nostra lui la vedeva rapportata in tutto il Piemonte, perché lui conosceva profondamente tutte le valli cuneesi, le valli del Torinese, le valli, va bene, dell'Albese, quindi è chiaro che aveva una visione d'insieme. E poi chiaramente la Certosa e tutte le opere sabaude, che a un certo punto l'aveva potuto venire d'accordo a conoscenza o meno, gli hanno fatto capire che questo era il grande disegno. Lui sognava che Torino fosse come Londra e che quindi a un certo punto tutte le residenze sabaude intorno a Torino rappresentassero cosa che vogliono dire il verde, i giardini, va bene, di Londra in quel momento là. E aveva ragione, infatti adesso lo stiamo facendo. E qui si apre il capitolo del Parco della Mandria con tutti i suoi risvolti sentimentali e sociali che la Regione Piemonte acquista al termine di laboriose trattative. Fin da ragazzo andavo in bicicletta a Veneria e c'era questo lungo muro della Mandria. E chiedevo a mio padre, ma lì cosa c'è? E lui dice, ma c'è un parco che nessuno vede, perché il marchese non lasciava entrare. E allora la prima azione che abbiamo fatto è quella di chiamare il marchese per vedere di lasciare aprire il parco. In quell'occasione il marchese mi pose il problema della Mandria. Dice, ma come mai? Dice, la regione non acquista la Mandria. Dice, ma su, se lei chiede 15 miliardi, noi non mica possiamo dare 15 miliardi. Ma chi l'ha detto? Risulta dagli atti che lei ha chiesto 15 miliardi. Ma non è vero. Ma non è così. Io ho telefonato a Viglione. Dice, senti Aldo, guarda che qui il marchese mi dice che lui non ha mai chiesto 15 miliardi. Ma cosa vuole? Ma guarda, io non posso mica fare un commercio con lui, semmai lo convochiamo e sentiamo che cosa propone. Allora Viglione cosa fa? Io gli passo il marchese, ci mettiamo d'accordo e il giorno dopo Viglione convoca la giunta. Convoca la giunta e subito pone il problema dell'offerta, gli offre 8 miliardi che il marchese accetta. È stata una festa eccezionale il giorno che abbiamo aperto la domenica che abbiamo aperto i cancelli e lasciato andare i torinesi dentro. La Mandria è l'archetipo del Viglione anticipatore, di colui ad esempio che nell'impegno per le enoteche e per i prodotti e i sapori del Piemonte intuisce le grandi potenzialità enogastronomiche della sua regione. Le sue sono visioni di prospettiva che saldano sempre concretezza e sano pragmatismo, elementi che gli derivano dall'esperienza diretta e che lo legano quindi alle attese della gente. Si interessava veramente, tornava in ufficio il giorno dopo, la prima cosa che faceva tirava fuori dalla tasca i biglietti, i bigliettini, gli appunti che aveva raccolto sul territorio e iniziava subito un frenetico giro di telefonate con gli assessori e con gli uffici per vedere di dare soluzione alle istanze che gli venivano sottoposte. Il brogliaccio della sua giunta è un'antologia di bisogni che coniuga, e non è retorica, presente e futuro. La regione ha cominciato ad avere poteri concreti proprio nella seconda legislatura, la legislatura di Viglione, e quindi a quel punto bisognava dare alla regione gli strumenti per operare, per lavorare. E infatti in quegli anni si sono fatte alcune leggi importanti, la legge sul personale, sull'organico della regione, la legge sulle procedure della programmazione, si sono istituiti i parchi, si sono fatti funzionare i comprensori, che era una realtà importante in quel momento, era un decentramento di attività, di funzioni e di poteri in periferia. Si è fatta la Finpiemonte, si è fatto il CSI. E gli interventi di programmazione regionale, e sarà uno dei tratti peculiari di quella legislatura, risponderanno sempre ad imperativi collettivi, alieni da particolarismi, localismi pelosi o clientelari. Un esempio su tutti, la costruzione del depuratore del Po. Emergeva che il Po a Torino in particolare era circa il 60% dei problemi dell'inquinamento delle acque. Pur di fronte alle tantissime pressioni delle piccole località di fare il proprio
le proprie fognature, il proprio piccolo depuratore, si è deciso di impegnare la più parte delle risorse che avevamo destinato al capitolo della depurazione delle acque al grande depuratore di Torino. Oggi noi abbiamo una realtà quasi unica in Italia, ma tra le poche in Europa, che vanta la possibilità, per esempio, di perseguire la pesca all'interno del ponte della città di Torino. Per un intero lustro, l'intera giunta piemontese è animata da una significativa tensione morale. Sono anni di duro lavoro fisico ed intellettuale, in un corale sforzo di equilibrismo e dosaggio tra risorse e spesa corrente sullo sfondo di una crisi economica che sta devastando la regione. Devo aggiungere la complessità di questa cosa, perché non era solo una crisi di caduta produttiva, occupazionale, di fallimenti che sono aumentati, eccetera. È anche una crisi di interventi nuovi, di ristrutturazione, di rilancio di nuove attività. Questo era il quadro che avevamo. Ma per il presidente del Piemonte anche l'impegno totalizzante non sarebbe sufficiente se non vi fosse una solida sponda, quella dei partiti. I comunisti, ovviamente sensibili ai temi della classe operaia, ai temi della fabbrica e quindi in primo piano impegnati in questo. I socialisti, portatori del discorso della programmazione e quindi del sogno in qualche modo che l'ente pubblico potesse controllare anche la crisi e in qualche modo contribuire a correggerla e a risolverla. Dal 1975, con un'inflazione nel paese che viaggia sul 20%, il Piemonte sembra una regione industrialmente terremotata. Non c'è giorno che non si apra con un punto di crisi e che non si chiuda con un corteo o un presidio. La recessione pervade interi comparti, siderurgico, tessile, informatico e i grandi gruppi industriali, Montedison, Fiat, Olivetti, Pianelli e Traversa, Indesit e Venchi Unica. In queste ristrutturazioni viveva, e mi sembrava bello e importante, il fatto del rischio dell'impoverimento del patrimonio industriale del Piemonte. Quindi la ricerca sua e della sua giunta era quella in qualche modo di favorire un processo di trasformazione che non fosse penalizzante, che non fosse in qualche modo a somma negativa, ma potesse almeno mantenere i livelli occupazionali. Anche se l'economia non è il suo campo d'azione, dalla difficoltà emerge un uomo che a priori rifiuta, rigetta soluzioni notarili. Aldo Viglione su queste vertenze non era solo presente dando una sua benedizione, ma faceva intervenire la struttura, i funzionari, si seguiva. C'era la moral suasion, cioè il tentativo in un rapporto con gli imprenditori o con chi era l'interlocutore di quelle industrie di poter far valere più che gli strumenti legislativi della regione che allora erano ancora in fase di predisposizione, era sapere che ti trovavi dinanzi all'istituzione. Il momento delle scelte è drammatico anche per la giunta, ma in questo caso a soccorrere Viglione è la sua duttilità e i siparietti che si creano hanno tratti anche gustosi. Lui mi ha sempre dato il suo appoggio, salvo una volta che abbiamo avuto un grosso scontro, ma è significativo anche della sua personalità. Noi avevamo la situazione della Pennitalia, che doveva insediarsi nella zona di Cuneo e però nello stesso momento chiudeva lo stabilimento di Roccasecca e di Salerno. Io sono andato a Roccasecca, a Salerno, e sono andato, con l'appoggio tra l'altro del vescovo di Cuneo, no? Sono andato per difendere gli stabilimenti di Salerno e di Roccasecca, sapendo che lì dovevano insediarsi a Cuneo, c'era la Michelin, c'era gente che faceva 8 milioni all'anno di fragole e via discorrendo. E io ho scelto per il Mezzogiorno. Viglione me ne ha fatte di tutti i colori in quei giorni. E poi mi dice: sono andato al tuo partito, come se mi dai da tua mamma, no? Ma vai dove vuoi. Poi il mio partito avrebbe dato ragione a lui e non a me, nei soliti calcoli politici, no? Passa un po' di tempo e ridiventiamo amici, fraterni, perché Viglione torna da Roma e dice: sai Gianni, devo dirti una cosa,
che a Roma ho visto il ministro Morlino e che ha visto la tua delibera in favore del Mezzogiorno. Morlino è di Napoli. Naturalmente, vedendo la tua delibera, io non c'ero a quella seduta, credevo anche che fosse mia, ovviamente, e mi ha detto: bravo Viglione, lei sì che è un vero meridionalista, complimenti. Dobbiamo pensare che in parallelo a questo processo di ristrutturazione era in corso anche la fase più drammatica del terrorismo e quindi il sindacato era impegnato, e i metalmeccanici erano in sostanza in prima fila. Neofascismo, eversione di sinistra. Il Piemonte si rivela un brodo di cultura per il terrorismo di ogni colore. Il piombo delle Brigate Rosse, unito a quello di prima linea, uccide galantuomini, servitori dello Stato, innocenti. Torino fa quadrato attorno al presidente del tribunale Guido Barbaro. Insieme resistono alla violenza per aprire il processo a Curcio e la città diventa così il banco di prova della tenuta democratica della nazione. Noi abbiamo 3 incontri a Roma con il governo per discutere le cose da fare. Un incontro ha successo ed è la modifica della legge in 24 ore per consentire la celebrazione del processo alle Brigate Rosse. Andreotti capisce che bisogna allungare la possibilità di fare le liste e di accettare i giurati, e questo succede in 24 ore e c'è una collaborazione. A Viglione preme il senso e la presenza dell'istituzione, un ruolo che assolve con riservatezza e stile. Non concedeva nulla, non ha mai conceduto nulla. Anche a certe mode che c'erano, certi intellettuali, eccetera. Però lui non ha mai ostentato questa cosa qui. Non era uno di quelli sparatemi al petto che si metteva in prima fila, eccetera. E nella tragedia diventa proverbiale, quasi celebre, la sua tempestività. Un modo che in quello spaccato di drammi autentici sapeva persino suscitare il sorriso. Un giorno, proprio non lontano da qui, da casa mia, venne, allora si usava questo terribile neologismo, venne gambizzato un dirigente, un capo officina della Fiat, e mi telefonarono subito. Io chiamai subito lui. Lui dice: bene, vengo giù subito. Viene in macchina, passa qui sotto, mi carica, andiamo in via Tofane, e non era successo niente, non c'era niente. Allora stiamo lì qualche minuto, dopo un po' sentiamo una sirena della Croce Rossa e arrivano i baranieri, scaricano questo qui che perdeva sangue dappertutto, il quale però aveva ancora vivacità, e ci vede, e guarda Viglione, poi guarda me, e poi un po' piemontese dice: e se ne già sì? Il 18 febbraio 1980 la parabola del terrorismo rosso comincia a declinare. Gli uomini del generale Dalla Chiesa bloccano Patrizio Peci, capocolonna delle BR a Torino. Davanti al giudice Giancarlo Caselli, le confessioni del giovane squarciano per la prima volta il velo sulle reti e le complicità brigatiste. L'8 giugno 1980, il rinnovo dell'Assemblea regionale è un trionfo personale di Aldo Viglione, che porta in dote al PSI 18.000 preferenze. Insufficienti però a ridargli l'ambita poltrona. Il garofano non può più permettersi un socialista autonomista e autonomo nel pensiero. Lui era anomalo anche nell'ambito del Partito Socialista, molto autonomo. Certo, collaborava e aveva ottimi rapporti con personaggi che allora operavano all'interno del partito, ebbe anche ovviamente rapporti con l'astro nascente a Roma, Craxi, ma fu sempre un uomo libero, autonomo, ma sotto tutti gli aspetti e anche, direi, adopererei il termine, notevolmente anticonformista. Cosa vuol dire autonomia? Autonomia vuol dire costituire alla periferia, costituire nella stessa regione Piemonte e in tutte le altre regioni, delle comunità che non siano delle comunità puramente amministrative, puramente di erogazione, ma siano degli autentici governi.